Cipes e Kovacs in acqua 5, in acqua 6, Weber Dizze, Germania, Russia, Salakova, Sergejeva, corsia 7, Slovacchia, corsia 8, le neozelandesi Taylor e Carrington in corsia 9. A Poznan vinsero Szabo e Kozak per l'Ungheria, Salakova e Sergejeva, russe, furono medaglia d'argento. Al terzo posto le austriache Schuring e Schwarz. Da Pechino, campionesse olimpiche Kovacs Janis, quindi la Kovacs è campionessa olimpica, con la Janis che non c'è perché è in maternità. Polacche Nicole Zicke e Konieczka sono presenti in questa finale, davvero una finale eccezionale a questo mondiale. Argento olimpico 2008 le polacche, e a Pechino dell'Art Viard francesi vinsero il bronzo. Tutto pronto allora per questa finale nel K2 femminile 500. Partite al via. A tenere d'occhio Cipes Kovacs. L'equipaggio campione del mondo, la nazione campione del mondo, l'equipaggio c'era la Janix, che adesso è in maternità, sostituita dalla Cipes, che comunque ha dimostrato di essere atleta di altissimo livello. Più qui a Szeged, e c'è sempre la Kovacs, Katalin Kovacs, davvero autentica cacciatrice di medaglie. Vettina 2, l'ottima partenza delle austriache Schuring Schwarz. E vediamo adesso il riscontro, bene al centro le ungheresi, poi anche le rumene, Austria, Polonia, Germania, Romania, Ungheria quinta. Ungheria quinta, in corsia 5, e sono tutte lì ad un passo, gran volata finale, chi ne avrà di più innesca il turbo nel finale. La parte alta del teleschermo, tengono le austriache, ci sono poi le polacche, anche bene, e le tedesche, sono indietro le ungheresi, austriache se la giocano con le tedesche, Austria-Germania-Polonia, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo. Fantastiche Yvonne Schuring e Victoria Schwarz davanti a Franziska Weber, Dina Dizze, Beata Mikolajc e Aneta Konieczka al terzo posto. Rivediamo. Bronzo nel 2010, Schuring Schwarz, sono partite bene, qui sono le ungheresi, evidentemente si è sentita la mancanza, facile dirlo, dell'adesso della Janix, anche se la Cipes ha gareggiato in altre, ha gareggiato anche nel K4. Vediamo l'arrivo con Austria, Germania, Polonia. Austria, Germania, vedete, Polonia. Queste le nazioni sul podio nelle K2 femminile. Grande coppia questa austriaca, Yvonne Schuring, Victoria Schwarz. E vediamo anche le qualificazioni olimpiche. 6 equipaggi.